Ciao ragazzi, benvenuti al nostro appuntamento con il venerdì della maglia. Oggi ultima parte del nostro cardigan con stitching e per quanto riguarda la lavorazione della manica, vi rimando al video che ho creato ad hoc per questo, perché qui ci concentreremo sullo stitching. Vi lascio il video, il link del video in alto per lavorare la manica, anche perché è molto semplice e già sapete come lavorarlo. A questo punto cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a iniziare questo stitching. Cos'è? Lo stitching praticamente ci permette di andare a trasformare dei capi che sono stati lavorati in tondo in capi aperti, quindi dei cardigan, delle giacche, dei maglioni molto ampi aperti sul davanti, senza dover andare a lavorare ferri di andata e di ritorno, perché è molto più semplice lavorare in tondo e poi aprire piuttosto che fare ferri di dritto e ferro di rovescio se voglio lavorare una maglia rasata. Poi pensate anche se ci sono delle geometrie particolari, dove è più semplice lavorare in tondo, ad esempio in uno jacquard, piuttosto che lavorare jacquard sul retro. Insomma, ci facilita tantissimo. E soprattutto perché è una tecnica abbastanza inusuale, non tutti la usano. Le persone sono un po' restie a dover tagliare il proprio indumento. Però vi faccio vedere come fare. Di cosa abbiamo bisogno? Di un ago da lana, degli scarti di lana e un paio di forbici. La prima cosa che andremo a fare sarà quella di andare a delineare quali saranno i bordi dello stitching. Quindi io cosa farò? Infilerò un pezzo di lana su un ago e inizierò a delineare, vedete, questo è il margine, questa riga qua, perché abbiamo lavorato a coste 1 a 1 e poi abbiamo fatto 4 ferri di dritto. Il primo ferro di dritto io comincio e, come se dovessi fare un'imbastitura, passo il mio filo colorato attraverso le maglie. Mi servirà per capire quali saranno i margini del mio stitching, quindi io seguo le mie maglie, vedete, in questo modo, e vado a creare questi punti, vedete? Se io lo faccio fino alla fine, seguo praticamente la mia maglia, che è questa qua, e vado a lavorare in questo modo, come se facessi, vi ripeto, un'imbastitura. Vado giù. Ancora. Così. Ecco qua. E sono arrivato, vedete, alla fine. Qui sfilo il mio ago e ho praticamente il mio primo margine, il mio primo bordo. Stessa cosa io devo andare a fare da quest'altro lato. Quindi prendo il mio avanzo di lana e lo infilo nel mio ago.
ripeto la stessa operazione da questa parte. Quindi parto e mi infilo nella riga delle maglie per delineare, vedete, il mio bordo. Sono un po' fuori telecamera, ma avete capito il senso. Ok? Quindi proseguite in questo modo. Non tirate troppo, eh? Cioè, vi serve solo, vi ripeto, da guida. Così. Tornate dentro, potete fare, vi ripeto, questa imbastitura. Ecco qua, vedete, ci sono quasi rispetto, ecco qua, e vado giù, vedete, bene, e tiro via. In questo modo. Un'altra cosa che dobbiamo fare è prendere un altro avanzo di filo e possibilmente di colore differente e andare a fare la stessa cosa evidenziando il centro del mio, da dove andrò a fare il taglio sostanzialmente. Quindi parto, vedete, dal centro e faccio la medesima operazione. Quindi vado tranquillamente a evidenziare quello che è il centro dove andrò a fare il mio taglio. Anche qui è un'operazione da fare con calma. Ok. Prendete sempre, vedete, il centro del vostro maglione in mezzo ai due margini, perché saranno quelli che poi verranno risvoltati all'interno e creeranno quello che potremmo, fra virgolette, chiamare un sormonto, anche se non lo è, perché sono molto più ampi i sormonti. Però il senso è quello lì. Bene, fino alla fine, così tiro via. Vedete? Io ho praticamente delineato, provo ad allargare, a stringere, scusate, un po' la telecamera, però. Per farvi capire, lo giro dall'altro lato. Allora, vedete, io ho il mio collo qua su, ho delineato i miei due lati del taglio e al centro dove andrò a fare il mio taglio netto. Ok? Adesso dobbiamo cominciare a fare quello che si chiama stitching rinforzato all'uncinetto. Anche questa qui è un'operazione che richiede un po' di tempo, però anche semplice. Cosa facciamo? Prendiamo il nostro filo, quindi il filato con il quale stiamo lavorando, e facciamo
prendiamo il nostro maglione e cominciamo a lavorare uno stitching rinforzato. Quindi cosa faremo? Mi avvicino. Entreremo in ogni maglia vicino al segno, vedete, che avete fatto in questo modo, o ancora meglio, lo possiamo, anzi, meglio farlo nelle maglie vicino, scusate, al taglio centrale, mi sono confuso, non qui, al taglio centrale. Quindi pian pianino entriamo nella prima maglia prendendo tutte e due le estremità della maglia e andiamo a lavorare una maglia bassa. E continuiamo così per tutte le maglie, quindi entriamo in quella dopo prendendo tutte e due, vedete, le V della maglia, portiamo fuori il filo e lavoriamo una maglia bassa. E ancora dentro, porto fuori e lavoro una maglia bassa. Dentro, porto fuori e lavoro una maglia bassa. Dentro, fuori, maglia bassa. Dovete farlo con tutte le maglie che avete sulla vostra riga. Vedete? In questo modo l'andremo a rinforzare, faremo un rinforzo e quando taglieremo non si scucirà. Quindi su tutta la riga fate questa operazione, che richiede anche qui un po' di tempo, però se siete brave con l'uncinetto anche lì veramente risparmiate tanto tanto tempo. Qui vedete, prendo la maglia e faccio ok, io vado avanti. Lo faccio anche dall'altro lato e ci vediamo dopo per la parte, diciamo, più spaventosa che è il taglio. Ok? Io vado avanti, ci vediamo fra un pochino. Eccomi qua. Vedete, io ho finito di fare lo stitching, quindi rinforzato, vedete, con l'uncinetto. E adesso forbici e cominciamo a tagliare. Quindi, vedete, taglio in mezzo ai due cordoncini in questo modo. Mi raccomando, vedete, allargate ogni tanto le maglie per vedere dove dovete tagliare senza andare a rovinare lo stitching. È sempre un po' pauroso fare questa operazione, però alla fine vedrete il risultato. Ecco qua, il nostro capo tagliato e aperto. Vedete? A questo punto i bordi piegheranno verso l'interno già da soli. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad affrancare questo bordo qui. Quindi, se
siete brave, lo fate con ago e filo, quindi seguendo sempre la linea, vedete quella dell'arancione, con, io mi sono lasciato, vedete, il filo, vi faccio vedere come fare, lo vado ad affrancare. Un'altra cosa sullo stitching che vi posso dire è che io l'ho fatto con l'uncinetto, ma se avete una macchina da cucire e siete brave, potete fare anche un rinforzo con la macchina da cucire. A questo punto, vedete, piego il mio lavoro e vado pian pianino ad affrancare tutte le mie maglie all'interno del mio maglione. Prendo una V e una V del rinforzo ad uncinetto e me le fermo. Così. Anche questo è un lavoro meticoloso, richiede pazienza, richiede tempo, quindi non abbiate fretta, ok, di farlo. Una volta che le avete affrancate tutte, ovviamente ci sarà un bel bordo netto, perché queste rientrano qua dentro. Okay. Io adesso lo faccio sul lato, vi faccio vedere perché poi vi voglio far vedere come riprendere le maniche, scusate, le maglie del bordo per fare il sormontino con o senza asole. Ecco come si presenta il mio bordo, vedete, cucito. Ovviamente poi dopo sarà da stirare, quindi si appiattirà. Questo filo lo tireremo via e avremo, vedete, un bordo rifinito e perfetto. A questo punto voi potete scegliere due strade: o lasciarlo così, quindi tranquillamente morbido in questo modo, oppure potete andare a riprendere le maglie, quindi andare da qui sempre sulla linea del bordo ripiegato, quindi magari su queste maglie, per ogni maglia riprenderne una e andare a lavorare un bordino. Io lo lascerò così perché secondo me è più carino. Quindi finirò di lavorare le maniche, farò affrancherò anche questa parte e il mio cardigan sarà terminato. Io vi ringrazio per l'attenzione, della pazienza che avete avuto nell'aspettare quest'ultima parte del video. Vi ricordo sempre che per seguirmi non dovete fare altro che cliccare la campanella su in alto nel canale e sarete avvisati ogni volta che io pubblicherò un video, tanto è gratuito, non vi costa niente, e condividere i video. Più persone li vedono, più persone riescono ad imparare nuove cose. Io con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!